Dopo aver assaggiato l'acqua delle sorgenti di Sugologone, non mi resta che assaggiare un vino che nasce nel lontano 1976. Come dicono loro, per noi produrre vino è molto più di un'attività economica. È un modo per dare continuità e onore al lavoro dei nostri genitori e proseguire la tradizione del nostro territorio che vede nel vino una delle massime espressioni culturali. Vado a incontrare Francesco e Nina Puttu. Ragazzi, io vi ringrazio per il giro in 127. Io sono appassionato di auto d'epoca, è una bella sorpresa. Allora, mi raccontate un po' la vostra azienda. La nostra azienda è nata negli anni 70. In questo terreno che noi abbiamo di 50 ettari coltiviamo il cannonau, piante d'ulivo e poi abbiamo un piccolo salumificio artigianale che da tanti anni, insomma, ci dà un bel po' di soddisfazioni. I nostri vini ormai sono apprezzati, insomma, un po' dappertutto, perché poi dal 2014 abbiamo ottenuto la certificazione biologica. Qui il biologico c'è per natura. Qui il biologico c'è per natura, sia come lavorazione nel campo, ma anche in cantina. Non abbiamo difficoltà. Oltre al rosso, che comunque è il nostro punto di forza, stiamo facendo, abbiamo provato col rosato sia fermo che spumantizzato. Che secondo me si presta molto bene il cannonau. Sì, è veramente buonissimo. Senti, ci siamo fermati, immagino, perché qua siamo in mezzo alle vostre vigne. Sì, qua è proprio il punto centrale del vigneto, dove abbiamo la montagna che sovrasta e che ci fa anche da termometro nel microclima. Che meraviglia! Qui conserviamo, insomma, le nostre chicche. Ci tenevamo a farti assaggiare tutte le varianti della vinificazione del cannonau, facendo la versione rosa con il nepente di oliena rosé fermo, il cannonau rosato, lo spumante brutto rosato e poi una versione nuova che è un cannonau vinificato in bianco. La versione di cannonau rosé è meravigliosa, questa con le bolle è ancora di più, fresco, fragrante, gioioso. Estivo. Ormai in tutta Italia stanno facendo con tante varietà bollicine, sia metodo classico sia metodo Charmat. Ma il cannonau, tra le uve, diciamo, autoctone, soprattutto del Mediterraneo, del Sud Italia, su cui si sta provando a fare le bollicine, è quello che mi soddisfa di più, perché riesce a tenere una bellissima freschezza. Esatto. Quindi il vino è veramente leggiadro, bevibile. Sì. Proseguiamo? Io direi prima il vinificato in bianco. Vinificato in bianco? Sì, secondo me sì. Beh, qui ancora di più, permettetemi, innovativo, perché la versione in bianco per un'uva rossa è una cosa molto particolare. Sì, anche a livello lavorativo, diciamo, non difficile, però dobbiamo stare attenti sia in vigna, perché questo vino principalmente nasce da scelte in vigna, sia di potatura che di potatura verde. Ma anticipate la vendemmia, sì, cercate, sì, di tenere, certo, per preservare le parti, la freschezza, l'acidità. Certo, certo. E okay, poi vinificazione in bianco classica, la con pressatura. Sì. Perché non prende minimamente. Perché il non colore. Ha il contatto con le bucce. Sì, perché le bucce le separiamo immediatamente. Le utilizziamo poi per la concentrazione sui rossi, perché non buttiamo via niente. Beh, particolarissimo, comunque sento un vino che ha il suo tocco mediterraneo, con la parte di frutta gialla, le erbe aromatiche. Sì, si sente che dietro c'è il un colore rosso. No, ma un pizzico di tannino. C'è. Leggerissimo, c'è, sì. Che è affascinante per un vino bianco. Sì, infatti. Sì. Non è facile presentare un bianco da un'uva che è nota per essere rossa, certo, per avere una certa, sì, gradazione. Sì, abbiamo scardinato, certo, le leggende più che dei miti, perché, certo, alla fine trovare un cannonau fresco. Però, eccolo qua. La prova nel bicchiere, ci siete riusciti. Bravissimi. Passiamo alla versione rosa. Sì. Ci tengo molto a comunicare il rosato quando è buono, quindi quando è figlio non di un ripiego anche qui commerciale, ma di una precisa scelta che parte dalla vigna,
Certo, immagino certo. Come fate voi. Sì, noi... È bello anche qui perché il Canonau in rosa, l'abbiamo visto con la bollicina, però dà risultati incredibili. Sì. Sì, poi... E poi abbiamo anche la fortuna che questo... Nel disciplinare è Nepente di Oliena. Quindi è Nepente di Oliena sì. Rosato. Mentre il bianco ancora nel disciplinare del Canonau non è contemplato, quindi in etichetta non possiamo scrivere, non potete scrivere che è dove Canonau. Che è Canonau. Beh, mi senti. Vino perfetto per questo periodo e per tutti i mesi sì. Che abbiamo davanti. Servito a una temperatura fresca, puoi mangiarci una pizza. Bravissimo, c'è una bella una spalla. Una buona dai. Spaghetto al pomodoro. Maialetto del giorno dopo mangiato freddo. Anche. Favoloso. Buono. Ecco. Un filino d'olio. Bravissimo, filo di olio buono. Sì. Beh, bel focus sul Canonau. A questo punto parliamo dei rossi. Il Tiscali è fatto dai vitigni più giovani. Più giovani intendiamo comunque sui 18 anni circa, quindi... Fa solo acciaio, quindi diciamo che è il Canonau in purezza. Mentre il Carros ha una piccola percentuale anche dei vigneti vecchi, i primi vigneti che aveva impiantato mio padre, quindi parliamo dei vigneti degli anni 70. E poi, a parte l'acciaio, fa un passaggio su tonneau, una parte di tonneau, una parte di barrique, poi riammassiamo in cantina prima dell'imbottigliamento. Mentre sul Provois andiamo sui vigneti vecchi. La vendemmia è una vendemmia tardiva perché alla fine questo sulla catena è proprio l'ultimo che andiamo a vendemmiare, quindi ci sono anche delle sovramaturazioni. Lo portiamo qua su barrique che hanno delle varie età. Io ho un ricordo di questa 2015 favoloso, fu il vino premiato con i tre bicchieri, con grande acclamazione di tutta la commissione perché piacque veramente a tutti. Vabbè, mi vedete già col cavatappo in mano, l'avrei scelto, no? Apriamoci il Provois e concludiamo sì. Sì, in bellezza, sì. Va bene? Nina. Poi già il nome del nostro vino è evocativo dell'ospitalità, della dedica, Provois, per voi. Beh, abbiamo iniziato con un brindisi, facciamo un altro brindisi. Per salute, a noi. A noi e io dico Provois. Provois, grazie. Prima di tutto adoro berlo a temperatura di cantina. Qui ci saranno 16 gradi, immagino, sì. 16-17 gradi, è perfetto adesso. E mi piace questo vino perché riesce a mantenere, pur col carattere mediterraneo, di Oliena, di questo territorio, una bevibilità, una leggiadria, una freschezza incredibili. Sì, e poi ha un tannino che ti evoca una ribevuta. Una ribevuta. A proposito di sorsi, a proposito di proseguire, come dire, il percorso, ruberei per qualche istante il bicchiere. Perché mi voglio godere, se siete d'accordo, un po' di fine serata per me. Ah. E mi piaceva l'idea di continuare con questo bicchiere tra i vostri filari. Va bene. Va bene? Certo. Mi date il permesso? È un onore. Permesso accordato. Grazie Francesco. Grazie a te. Grazie Nina. Ciao Giuseppe, per grazie tutto, a te. A presto. Ai piedi del Monte Corrasi sono immerso dal silenzio e dalla natura. Con il bicchiere in mano non bevo solo il vino. Assaggio questa terra. Sento i profumi della mia terra. Ascolto il cielo. Grazie Nina, grazie Francesco.